I due protagonisti della commedia L'anatra all'arancia, per la regia di Ennio Coltorti, interpretano i coniugi Ferrari, in preda alla più classica crisi matrimoniale, confessando reciprocamente la propria infedeltà ed intrecciando una serie di piccoli sotterfugi per far nascere l'ombra del sospetto e della gelosia. Come le stelle dalle dita della notte. Il tutto condito da dialoghi divertenti e battute provocatorie, con la complicità di una esilarante Gloria Bellicchi nei panni di una svampita ma avvenente segretaria. Così, così, sì! La trovate? Commedia divertente e mai volgare, tutto della rappresentazione è considerato una perfetta macchina drammaturgica, dove si ritrovano i temi dell'amore e del tradimento. L'amore, appunto, secondo Deborah Caprioglio. Amore vuol dire tante cose, vuol dire gelosia, vuol dire passione, vuol dire affetto, vuol dire tante cose, vuol dire dividersi in due e quindi insomma essere metà per se stessi e metà per l'altro, e in questo caso, in questa commedia, è un po' tutte queste cose. Due ore spensierate con le sensazioni che solo il teatro sa trasmettere.